fare al volo e mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca che io in realtà ho deciso di chiamare Mini Kimono Sun. Doveva essere un kimono, però alla fine quando l'ho indossato per vedere come stava andando la lavorazione a questa lunghezza mi sono detta no, deve restare così, mi piace che sia così corta e non così lunga perché risulta più una giacca però con queste maniche larghe. Mi piaceva questo contrasto e quindi ho deciso appunto di non farla così lunga, ma voi naturalmente potete farla lunga quanto lo volete. Parliamo invece un attimo dei filati che ho deciso di utilizzare. Ho lavorato insieme i filati Anna e il Fascinator. Anna della Mondial, Fascinator della Miss Etrico. Questo è totalmente acrilico ma di alta qualità, infatti ragazze non punge, si lavora benissimo, ha il filo regolare, è morbidissimo, è fantastico. Mentre il Fascinator è un misto di lana vergine, microfibra e lurex, appunto perché abbiamo tutto questo lurex. Ho deciso di usarli insieme per dar fuori a questa giacca che come potete vedere sbrilluccica un po' e mi piaceva appunto questo effetto per non rendere il colore troppo particolare, anche però se dalla telecamera sembra quasi un giallo, ma vi posso assicurare che più in realtà è un senape. Non so perché in telecamera venga questo giallo così acceso, ricorda molto il sole, ma il mio giallo vero che sto indossando è un giallo molto più cupo, quasi un senape, però in foto sicuramente si vedrà meglio. Voglio farvi vedere anche altre combinazioni di colori e filato che potete fare. Ve li faccio vedere subito, eccoli qua. A parte il classico bianco e grigio o blu e totalmente blu, abbiamo anche, potete unire il nero con il nero o il grigio con il grigio, o addirittura mettere nero e grigio in questo modo, in modo da staccare se non volete farlo totalmente nero o totalmente grigio, e quindi avete vari tipi di colorazioni da poter fare. Potete fare anche bianco e nero utilizzando il filato Anna bianco con il lamé nero o altrimenti con quello grigio, come vi piace di più. Per quanto riguarda le quantità, allora questa giacca è una taglia S, però come potete vedere mi va abbastanza larga e io ho utilizzato 3 gomitoli del filato Anna, 3 gomitoli del filato Fascinator. Ah, ecco, adesso si vede di più che il colore è naturale. Quindi dicevo, 3 gomitoli del filato Anna, 3 gomitoli del filato Fascinator. Nel filato Anna sono 100 grammi ogni gomitolo. Per una taglia M ve ne occorrono 4 e 4. Per una taglia L anche qui direi di fare addirittura 5 e 5, perché con il 4 forse ce la fate con l'Anna, ma non sono totalmente di sicura col Fascinator. Quindi poi se lo volete comunque fare più lungo, io per una taglia L tendo a dirvi di più di comprare 5,5 o altrimenti fate 4,5, però vedete un po' voi. Io direi comunque di stare tranquilli e non fare 4,4 come una taglia M. Naturalmente se siete una taglia S e lo volete fare più lungo, in questo caso vi consiglio di andare a prendere 4,4 gomitoli, perché io dei miei 3 gomitoli li ho utilizzati quasi del tutto, non mi ero avanzato, diciamo mi ero avanzato giusto per fare un altro giro, ma non era il caso. Per quanto riguarda quindi questo il quantitativo, e in descrizione vi lascio il link al sito dove potete acquistare i miei stessi filati negli altri colori che vi ho mostrato, ma potete fare anche altri abbinamenti. Per quanto riguarda la lavorazione, è la tecnica del granny, ossia si vanno a fare 2 mattonelle, in realtà sono 2 esagoni perché sono 6 lati, e poi si lavorano ogni separatamente, e in ognuno si vanno poi a realizzare le maniche e poi qualche giro per allargare sul davanti e sul dietro e anche un po' sotto. Alla fine poi si vanno a cucire dietro e si continua la lavorazione solo sul sotto, in modo da farla appunto lunga quanto la volete. Una cosa che vi devo dire è che io ho fatto le maniche larghe, mi piace l'effetto che fa questa giacca proprio con queste maniche larghe, anche perché ero orientata a fare un kimono, ma voi potete fare le maniche anche più strette, in quel caso fate qualche giro in meno di me, quindi poi andate subito a realizzare le maniche e qui quando io farò soltanto 2 o 3 giri voi ne fate di più, in modo tale da far crescere comunque in larghezza la vostra mattonella e quindi la vostra giacca. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, mi avvicino così la riguardate attentamente, guardate quanto luccica. Se decidete di farla, mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, dove vi devo ringraziare, siamo cresciute tantissimo in questo periodo e siete molto attive, soprattutto quando facciamo le dirette, a replicare quei piccoli progetti facili e veloci che facciamo, quindi vi ringrazio tantissimo. Oppure potete mandarmi le foto su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Allora, per realizzare la nostra giacca o il nostro spolverino, in realtà sono ancora in fase di lavorazione, quindi ancora non ho deciso bene cosa diventerà, però comunque o è una giacca e uno spolverino, utilizzerò due filati lavorandoli insieme, che sono l'Anna e il Fascinator. L'Anna è della Mondia ed è un 100% acrilico di alta qualità, infatti ragazze è morbidissimo, che l'ho unito a questo altro filato, che invece è il Fascinator della Mistrico Filati, che sappiamo è un mix di varie cose, è lana merino, microfibra, poliestere. Io ho deciso di unire questi due colori, quindi questo senape con questo color oro, per spezzare un po' il senape perché altrimenti verrebbe troppo senape, però ci sono anche altri colori, a parte il classico bianco e grigio che potete fare, questo sarebbe il grigio, il bianco è classico, c'è anche quello tutto sul blu, oppure io ho optato anche per farvi vedere questi due colori, ossia il grigio con il grigio e il nero con il grigio, che però secondo me potreste anche spezzare in questa maniera, mettendo grigio e nero qui e nero e grigio qui. Questo per chi dà difficoltà a lavorare del tutto il nero, così questo nero diventerebbe molto meno problematico, appunto perché qui c'è questo grigio molto più forte, e se uno non piace troppo solamente il grigio ma vuole comunque spezzare e rendere la cosa ancora più particolare, abbiamo appunto questo bellissimo stacco che è appunto dato dal grigio e dal nero. Detto ciò, andiamo a lavorare la nostra giacca. Allora, la realizzeremo in granny, quindi andremo a realizzare due rettangoli. Rettangoli, a ogni rettangolo andremo poi a continuare lavorando la manica e il corpo, poi questi due pezzi verranno uniti tra di loro e si continuerà la lavorazione sotto. Io lavorerò con l'uncinetto numero 5 e andiamo a fare il nostro primo giro base, perché avremo due giri base e poi i giri che andremo sempre a ripetere. Vado a fare un anello magico, vedete, io lavorerò contemporaneamente i due filati e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo i due fili, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. Devo fare un totale di 6 gruppi di 2 maglie alte, quindi altre 2 catenelle, rientro, 3 maglie, 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle. E rientro altre 2 maglie alte, una, due, catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due, e io così sono in un totale di 1, 2, 3, 4, 5 gruppi, ne devo fare altri 2, quindi di nuovo vado a fare 2 catenelle, una, due. Prendo i fili, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, due. Per chiudere la lavorazione vado a fare una catenella, vado a stringere qui il mio anello magico, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il mio primo giro base. Secondo giro base, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro dove ho la maglia bassa, quindi nell'archetto dove ho fatto la maglia bassa, e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e questo lo devo fare per tutti gli archetti e vado a fare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Scusate, mi devo tirare un po' il filo. Una, due. Archetto successivo, di nuovo, 2 maglie alte. Ah, scusate, no. Catenella di separazione, pardon. Rientriamo nell'archetto successivo, 2 maglie alte. Una, due. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Una, due. Catenella di separazione, di nuovo archetto successivo, 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle e rientro altre 2 maglie alte, una, due.
catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione e per chiudere il giro entro nel primo archetto iniziale, vado a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, entro dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il secondo giro base e adesso possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro sempre nell'archetto iniziale, quindi ho fatto la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta. Vado a fare una catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare di nuovo il mio angolo, perché questi sono gli angoli, quindi 2 maglie alte, una, due. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, una maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Catenella di separazione, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare e come fare qua il secondo giro. Allora, sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e la catenella di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, una maglia alta, scusate, mi si sta come sempre il filo, una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, una maglia alta sopra le prime 2 maglie alte del ventaglio. Vado nell'archetto e vado a fare le mie solite 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle. Rientro altre 2 maglie alte, una, due, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta del ventaglio. Sono all'angolo e di nuovo 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, una, due, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, vado a fare 2 maglie alte nell'archetto, una, due, catenella di separazione, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Terzo giro è uguale, diciamo, al secondo, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta e adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici.
E di nuovo sono nell'archetto, quindi vado a fare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte e continuo così per tutto il mio terzo giro. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e il mio solito ventaglio nell'archetto del ventaglio. Sto terminando anche il terzo giro, vado nell'archetto e vado a fare di nuovo le mie 2 maglie alte. Catenella di separazione, vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso bisogna ripartire dal primo giro che vi voglio far vedere un attimo, dato che abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, scusatemi, e saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta successiva, maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Ancora catenella di separazione, si salta una maglia e si va nella successiva. Catenella di separazione, maglia alta nella maglia alta successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta nella maglia alta successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia, si arriva nella penultima maglia prima del mio archetto, o del mio angolo. Quindi nell'angolo di nuovo vado a fare poi le mie 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. E si ricomincia da capo. Quindi questi sono i 3 giri che dobbiamo andare a ripetere fino alla larghezza che ci servirà. Naturalmente io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i giri. Dovete calcolare che quando andremo a piegare il rettangolo, ecco, così si vede, vedete qui noi man mano che cresce, questo sarà il corpo della nostra maglia, quindi la parte avanti, la parte dietro, la parte in basso, mentre questa sarà la nostra manica. Quindi più cresce meglio è. Io farò la manica molto larga, però poi non vi preoccupate se non volete fare la maglia troppo larga, fate qualche giro in meno. Poi quando io andrò qui a fare dei giri per aumentare la parte avanti, la parte dietro, la parte sotto, voi ne dovrete fare di più. Comunque io continuerò, vi dirò nella fine quanti giri sono andata a fare e naturalmente come procedere poi con la lavorazione. Dunque, io ho ripetuto i 3 giri per 4 volte, 1, 2, 3 e 4, e poi sono andata a ripetere il primo giro. A questo punto, come vedete, ci è venuto fuori il nostro pentagono, esagono, non mi ricordo più quante punte ha, però va bene. E adesso dobbiamo andarlo a chiudere in modo tale da creare appunto la manica e il corpo della nostra giacca, metà naturalmente. Io vado a far combaciare i due angoli più vicini in questa maniera. E come potete vedere si aggiusterà da solo facendo combaciare gli angoli. Quindi ne abbiamo due in basso che combaciano, due qui in alto e due da quest'altra parte. E adesso noi da qui continueremo la lavorazione, quindi sempre questi 3 giri, però naturalmente io inizierò dal secondo perché il primo già l'ho fatto, e andremo a creare la manica. La mia manica verrà molto larga perché appunto questa più che una giacca sarà un kimono, quindi la manica deve essere molto larga. E quindi vi faccio anche vedere una cosa. Quindi nel mio angolo vado a lavorare le mie 3 catenelle e vado a lavorare tranquillamente il mio secondo giro per tutto il giro, quindi per tutto qui. Se volete e vi sembra più comodo per cercare di non perdervi, potete anche mettere un marcatore in modo tale da chiudere il vostro giro. Così sapete dove dovete iniziare e dove dovete terminare. Eccolo, vado a mettere anche io, quindi qui ho messo un marcatore. E quindi vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, andando sempre a fare adesso però non più 2 maglie alte all'interno dell'archetto, ma una sola. Quindi ho fatto una maglia nell'archetto e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni archetto. Vi farò vedere poi come terminare la lavorazione. Allora, io sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra la maglia alta, non vado a fare le maglie alte nell'archetto, ma vado nella prima maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ecco perché io non ho cucito subito, perché dopo potrò cucire bene insieme anche queste 2 maglie alte e quindi potrò cucire la parte alta della mia giacca.
Adesso andremo a fare il terzo giro, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi il terzo giro. Maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si fa la maglia alta successiva. Quindi i giri continueranno così, niente di più facile. Quindi adesso andremo a fare un giro sopra ogni maglia alta e come terzo giro una maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si va un'altra maglia alta. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questi giri e poi vedremo come andare a continuare la lavorazione del nostro kimono. Ho terminato la mia manica, ho ripetuto i tre giri per 1, 2, 3, 4, 5 e ho terminato con due giri di maglie di due giri di maglie alte. Adesso devo andare ad allargare un po' la parte qui e la laterale, quindi lavorerò la parte laterale e la parte sotto sempre in tondo come abbiamo lavorato la manica. Quindi andremo a fare sempre tre giri in tondo, quindi non cambia assolutamente nulla, mi serve per allungare un po' la mia giacca e quindi anche già il pezzo di sotto. Poi farò un altro pezzo uguale e andremo a cucirli insieme e a crescere in sotto il nostro cardigan o in realtà il nostro kimono. Quindi vi dico solo, i motivi, i giri sono sempre quelli, però questa volta io non avendo il filato già attaccato, perché come vedete qui non è attaccato, io prendo i due fili e prendo sempre l'uncinetto del 5 e vado in mezzo ai miei due angoli, sto sempre lavorando in alto, vedete, io poi quando ho tutto a cucire la mia manica e quindi vado a fare esattamente come ho fatto prima, però una maglia alta che mi va sia da questo lato che da quest'altro lato e fermo anche i fili 2 e 3 e poi subito una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni catenella. Terminerò facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta e chiuderò direttamente il giro. Poi un altro giro di maglie alte, un giro di maglie alte alternato una catenella, quindi stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ricordatevi solo di iniziare con una maglia alta e andare direttamente nelle due maglie alte del ventaglio. Quindi terminerete facendo due maglie alte, una sopra ogni maglia alta del ventaglio e poi subito chiudete il giro con una maglia bassissima. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere, sempre tre. Io vi dirò quante volte li ho ripetuti e poi vi dirò come andremo a cucire i due rettangoli, perché io poi farò un rettangolo uguale e come continuare la lavorazione sotto. Dunque, ho fatto altri tre giri, quindi come potete vedere ho fatto altri tre giri. Volevo ricordarvi che negli angoli dovete lavorare come abbiamo lavorato per il quadrato, quindi andando a fare sempre due maglie alte e la catenella, sia se state facendo il giro con tutte maglie alte, sia se state facendo il giro con maglie alte alternate una catenella. Quindi ho ripetuto, come vi ho detto, tre giri e poi sono andata a cucire la parte alta della manica in questa maniera. Quindi il primo pezzo è finito e sono andata a fare subito il secondo pezzo, che adesso vi mostro. Eccolo qui. Quindi anche qui, una volta fatto il mio rettangolo, sono andata a fare la manica, sono andata a cucire. Mi raccomando, quando cucite, prendete il filo più esterno delle maglie e poi sono andata a fare i tre giri lateralmente. Adesso devo cucire assieme i due pezzi e li andrò a cucire sulla parte dietro, che in questo momento ho messo sta sul davanti, perché così vi faccio vedere subito come cucire. Quindi cucirò dall'angolo in alto fino a quello in basso. Non lascerò dei centimetri scoperti come faccio solitamente, voglio andare a cucire del tutto in modo tale appunto che nel mio mi viene cardigan oggi, non so perché, vabbè, comunque rimanga più fermo sulle spalle. Una volta poi andata a cucire, lavorerò di nuovo la parte sotto, sempre i tre giri. E mi raccomando, quando andremo a fare i tre giri, poi vi farò vedere come fare. Comunque, come vi ho detto, anche in questo caso io andrò a cucire quindi la parte dietro dei miei due pezzi e andrò sempre a cucire entrando qui, vedete, nel filo più esterno delle maglie, in modo tale da avere una lavorazione più lineare.
Allora, una volta terminata la cucitura, sono andata a ripetere quindi tre giri lavorando sotto. In giri di andata e ritorno non cambia assolutamente nulla, per questo non ho fatto la ripresa. L'unica cosa che vi devo dire è che per iniziare il primo giro, vedete da qui, io sono andata a fare una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, precisamente dove ho la prima catenella, subito prima delle maglie alte, e poi sono andata a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta in ogni catenella. Quindi normale, ho fatto i due giri e naturalmente ho terminato il primo giro andando a fare quindi una maglia alta sopra le ultime due maglie alte e una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle. Questo sempre perché per poi il giro, quando andremo a fare la maglia alta con la catenella, ci troviamo appunto facendo maglia alta e saltando una catenella, una maglia di base e facendo un'altra maglia alta. Quindi dicevo, io ho ripetuto questi tre giri per due volte, poi soltanto gli ultimi due giri, sempre a maniche a maglie alte, in modo da richiamare i due giri con cui ho terminato le maniche. Se voi invece avete terminato con un giro di maglia alta alternata a una catenella, vi consiglio anche qui di andare a terminare con un giro di maglia alta alternata a catenella. Io non l'ho fatta alla fine lunghissima, l'idea era quella di farla molto lunga, però alla fine mi piaceva l'effetto che faceva già questa lunghezza e quindi mi sono fermata. Vi dico già subito anche quanto mi misura in totale in lunghezza la giacca. Vado a vedere subito, così vi faccio un'idea. In lunghezza mi misura circa 58 centimetri, quindi a questo punto la mia giacca è terminata.